Allora oggi affrontiamo il secondo grosso, diciamo così, grossa categoria, no, di sistemi informativi. La settimana scorsa abbiamo speso un po' di tempo sugli ERP, ragionando in quel caso più sul come vengono messi insieme piuttosto che non su che cosa facciano i singoli moduli, perché in realtà la natura dell'ERP è quella di integrazione. Oggi invece facciamo un ragionamento che invece è un pochino più specifico, anche se anche lì vedremo che quando si parla di CRM si parla di una grossa famiglia, no? Comunque anche qua di prodotti. CRM, la sigla sta per Customer Relationship Management, quindi gestione, se vogliamo tradurre parola per parola, gestione delle relazioni con i clienti. Dove customer dobbiamo intenderlo anche in senso un po' lato, cioè non sempre necessariamente cliente pagante, ma l'utente, l'utilizzatore, no, del nostro sistema. Relazioni con i clienti di varia natura, anzi il sistema CRM anche qua cerca di seguire una filosofia che sia il più possibile ampia e cerchi di coprire, no, il più possibile il percorso, no, che lega una persona a diventare un cliente, in un certo senso, e a utilizzare poi i nostri prodotti o servizi. Quindi adesso andremo più nel dettaglio a vedere quali sono i processi, e ce ne sono almeno di tre, no, gruppi diversi, che sono tutti sottesi da questa definizione. È più complessa la relazione tra noi e i clienti che non, ad esempio, dal lato opposto verso la supply chain. No, supply chain ha delle esigenze, devi selezionare dei fornitori, devi acquistare delle cose, tutto sommato è più semplice. Qua invece è più difficile, più complesso, e come minimo gli obiettivi sono tre. Primo è trovare nuovi clienti, e questo comprende tutta la questione della promozione, di come arrivare ai clienti, come farsi notare, come organizzare le campagne promozionali e cose di questo genere. Quindi una persona che prima non era cliente farla diventare cliente, questa è una fase che il CRM dovrebbe aiutarci a gestire. Chiaro che non è che puoi deterministicamente decidere che lui domani sarà un cliente, ma potrai mettere in campo delle azioni che avranno un certo cosiddetto tasso di conversione, cioè su 1000 persone a cui il messaggio, la campagna, l'offerta è arrivata, ci sarà una certa percentuale che risponde. E tu dovrai organizzare questo processo per massimizzare questo tasso di conversione a parità di investimento. Tenerli, cioè questi clienti, una volta che sono diventati clienti, quindi hanno deciso di acquistare un tuo prodotto, un tuo servizio, fare in modo che in futuro continuino ad essere tuoi clienti. E quindi c'è tutto il discorso qua del supporto, del post vendita, dell'engagement, del fare in modo che il cliente sia soddisfatto di aver acquistato il tuo prodotto o di essere in abbonamento, star fruendo del tuo servizio, e quindi nel momento in cui, se si parla di un prodotto fisico, nel momento in cui deve comprare altri prodotti dello stesso tipo, il suo primo pensiero sia tornare da te, perché si è trovato bene col prodotto e si è trovato bene col supporto. Se pensiamo ai prodotti, diciamo così, di un pochino più di alta tecnologia. Oppure se tu stai vendendo un servizio a canone, fare in modo che l'utente non abbia nemmeno voglia di dover considerare se ci sono delle alternative, dei servizi alternativi. E quindi mantenere questa relazione con i clienti una volta che hanno pagato la prima volta è solo il primo passo, perché vorremmo continuare ad averli come clienti nel futuro e non come clienti della concorrenza. Questo è un aspetto che un pochino molti tendono a dimenticare, no? Fare delle belle campagne promozionali per acquisire nuovi clienti, dopodiché una volta che li hai trovati li tratti a pesci in faccia. Quindi questo secondo punto non è da dimenticare. È più difficile del primo, perché nel primo punto in certo senso vendi promesse, nel secondo devi dimostrare che sai mantenere queste promesse, no? Che non è meno banale.
E ovviamente, vabbè, il terzo punto, quello della profittabilità, cioè fare in modo che il tuo ritorno dagli investimenti che fai, anche in questo settore qua, sia il massimo possibile. Quindi conviene andare di più a spendere, che ne so, 100.000 euro, comprare una pagina su un quotidiano nazionale o su due quotidiani nazionali e farlo uscire per 2 settimane di fila, un giorno a settimana, oppure fare delle comunicazioni, comprare degli annunci su Facebook o su Google AdPlus o qualche altra piattaforma online. Non lo so. Posso dirti se quale costa di più. Posso però dirti quale abbia una profittabilità maggiore, cioè il rapporto tra i profitti dati dai nuovi clienti o dalle nuove vendite riferito all'investimento che è stato fatto, non è banale. In una grande azienda che abbia molti prodotti, tenere sotto controllo, perché dipende poi anche dalla natura del prodotto e dalla tipologia dei clienti, tenere sotto controllo qual è la resa dei vari canali di distribuzione, di promozione, scusate. Cioè, quali sono i canali che per me rendono di più, che potrebbero essere diversi dai canali che invece per il mio concorrente rendono di più. Quindi non c'è una legge. Anche questo è un processo che va gestito. Quindi, questi, se vogliamo, sono passaggi veri sempre, indipendentemente dal fatto che ci sia o non ci sia un sistema informativo sottostante. No, se faccio il salumiere ho questo stesso problema. No, mettere negozio in un posto in cui le persone lo trovino, far parlare bene di me, magari appena apro fare un'inaugurazione, distribuire dei volantini, e qui siamo nel primo punto. Dopodiché il secondo punto è rendere roba buona, trattare i clienti in modo gentile, educato, eccetera, eccetera, da magari già tentato a fare degli sconti, insomma, no? E fare in modo che non mi costi più la cosa del sacco, cioè che il costo dei volantini, delle promozioni, eccetera, non mi costi più del profitto. Se invece ci limitiamo, ci concentriamo su cosa può fare, no? Il sistema informativo, l'information technology per il CRM, qui c'è un elenco di 5 punti, che dice prima rendere più facile o facilitare i clienti nel momento in cui vogliono lavorare con te. Quindi non devono esserci troppi ostacoli per raggiungere il tuo prodotto. Quindi non devi essere difficile da trovare, non devi essere difficile da raggiungere, non devi essere difficile da usare. No? Quindi i discorsi sull'usabilità che facevamo in buona parte ricadono qua. Cioè, nel campo dell'usabilità c'è un effetto che si chiama effetto halo, cioè aureola. L'effetto aureola dice che la prima impressione che ti fai, diciamo di un sito, ma in generale di un servizio, ma anche di una persona, tendi a traslarla sulle altre proprietà della persona o del servizio. Cioè, se tu la prima cosa che vedi è una cosa che ti piace, cioè entri su un sito e dici, ah, che bello, fatto bene, questa è la prima impressione, tu tenderai inconsciamente ad applicare questo stesso giudizio, valutazione positiva, sui prodotti che vende, ad esempio, o sui messaggi che lancia. Cioè tendi a valutare meglio a parità di prodotti perché la prima impressione che hai avuto era positiva. Se la prima impressione che va, che ne so, entri in un negozio e trovi una commessa scontrosa, o una commessa scontrosa, allora la prima impressione è negativa e tendi a trasferire, no? Ma ce ne accorgiamo, no? Se ci ripensiamo posteriori, ma sul momento no, tendi a trasferire l'impressione negativa sul prodotto, o sull'altra, o sulla collega, poverina, che non ne può niente, no? Si chiama effetto aureola perché la pittura, noi santi vengono dipinti con l'aureola, quindi quel particolare visivo trasferisce tutta una serie di qualità alla persona che porta questa aureola, che noi diamo per scontate per il fatto che c'è l'aureola, non per il fatto che sappiamo che è bravo, che è un santo, che eccetera, no? E quindi il primo impatto, poi anche il secondo, il terzo e il quarto, ma il primo impatto è sicuramente importante, rendere facili e attirare il cliente verso di te. Come? Beh, con delle offerte, con delle promozioni, con un'informazione. Però se questo
diciamo, cotto un po' col secondo punto, che dice che il punto di vista che dovresti adottare quando ti presenti non è il punto di vista tuo, ma il punto di vista del cliente potenziale. No, devi concentrarci sul cliente riguardo ai tuoi prodotti e servizi. Quindi mai dire io faccio questo, questo, quest'altro, al che il cliente può dire come risposta e chi se frega, ma la comunicazione deve essere, l'engagement deve essere tu potrai fare questo e quest'altro se vieni da me. No? Questo chiaramente chi fa, diciamo, i prodotti di massa lo sa benissimo. Chi fa invece un po' prodotti più nel campo del B2B oppure prodotti più di nicchia, tante volte questo messaggio c'è fuori sbagliato, in cui racconti cosa fai, va bene. Ma l'altro è interessato a sapere cosa può avere lui come vantaggio, no? da te o dai tuoi prodotti. E di nuovo, questo sia nel prodotto, nella descrizione del prodotto, nell'usabilità, c'è sempre l'utente al centro. E quindi i processi, tutti i processi che coinvolgono il cliente devono essere, qui dice, ridisegnati oppure disegnati per la prima volta, progettati dal punto di vista dell'utente stesso, che è una conseguenza del punto precedente. E poi, va bene, abbiamo fatto finora, diciamo così, felice l'utente, no? Gli abbiamo presentato delle cose che a lui piacciono, le abbiamo, diciamo così, progettato un sistema informativo su misura per il cliente, ovviamente a un certo punto bisogna trovare le leve per far profitto. E quindi dice, beh, questo in realtà tenete conto che questa checklist era abbastanza vecchia, no? Uno per giustificare da dove arrivano le radici del CRM, all'epoca dicevano, ad esempio potete usare il commercio elettronico come canale, all'epoca non era affatto scontato, mentre oggi lo è molto di più. Diciamo la seconda parte di questa frase ormai è un po' datata, obsoleta, la prima parte rimane lo stesso, cioè nel senso, poi alla fine dov'è che faccio profitto? Quali sono i prodotti che vendono meglio, quali sono le comunicazioni migliori per questi prodotti? E poi la lealtà degli utenti, che è quella che ti dà la continuità, quella che ti dà, no? Il valore. Poi ovviamente questi ragionamenti generali cambiano molto in funzione del tipo di prodotti. No, questo grafico, se vogliamo, molto banale, che diciamo così, riassume, no, lo spettro del marketing, ha due assi, uno dice il valore del singolo cliente e il numero di clienti che abbiamo. Quindi andiamo da prodotti di massa a prodotti invece più personalizzati, one to one, un prodotto per un utente. Attenzione che il valore del cliente non è detto che sia il prezzo del prodotto o il prezzo del servizio, perché il valore lo devo valutare su un arco di tempo più lungo, non è la vendita che sto facendo oggi, ma è questo cliente, me lo sono portato in casa, lo seguirò per i prossimi 20 anni, quello è il valore, no? Che va integrato anche sulla prospettiva, non solo, per quello viene detto valore e non costo. Dipende dai prodotti. Sono prodotti che viaggiano più sul marketing di massa, quindi puntano ad avere moltissimi utenti, ciascuno dei quali apporta un valore marginale o piccolo, ma ovviamente sommati tra di loro fanno cifre interessanti, e ovviamente più mi sposto da questa parte, più tendo a lasciar cadere valore per strada, nel senso che poi avrò tutte le catene distributive che in qualche modo, no, dovranno fare la loro parte e quindi prendere anche la loro fetta. Mentre invece se mi sposto a destra, o magari un numero minore o molto minore di clienti, ma questi, diciamo, sono in grado di sostenere. E c'è questa, diciamo, frontiera che gradualmente nel caso del CRM si è via via spostata, no? Nel senso che anche c'è due fenomeni: uno, la diffusione delle tecnologie, per cui costa meno fare promozione e un numero di utenti che possono ricevere promozioni o informazioni, diciamo, più in generale attraverso canali digitali che cresce sempre di più. E
quindi i canali che erano più di nicchia possono essere spostati più verso le masse, perché riescono comunque a raggiungere un numero di persone maggiori. L'altro diciamo così, fenomeno che si è verificato negli ultimi due decenni è la facilità per molti prodotti o servizi, la facilità con cui i clienti possono cambiare fornitore. Se rimaniamo ad esempio sempre nel campo delle tecnologie, pensate al fatto di cambiare operatore telefonico o operatore energetico. Bastano due firme oggi. La cosa che invece 20 anni fa non era possibile, cioè c'era il monopolio, c'era un operatore solo e comunque ipoteticamente cambiare, le aziende potevano fare contrattazione con gli operatori privati, ma significava anche avere, diciamo così, delle opere, no? Dei lavori, non solamente un contratto. E quindi il cliente in sempre più campi è in grado di poter scegliere, quindi è diventato sempre più importante arrivare con le proposte giuste al cliente, perché non sei più l'unico, e questo soprattutto sul mantenere i clienti, perché il cliente è sempre più facile cambiare. Mentre una volta fatta una scelta rimaneva, questa diventa sempre meno, l'ostacolo al cambio diventa sempre più basso. Allora, l'approccio che dà il CRM è: mettiamo al centro quella figura dei clienti, e intorno ai clienti, che in qualche modo dovremmo immaginare, descrivere, definire chi sono, costruire tutta la strategia commerciale. Il prodotto CRM mi aiuta a far questo. Mi aiuta a rendere facilmente accessibili i prodotti, i servizi. Quindi c'è tutta la parte di comunicazione. CRM questo c'entra abbastanza poco, no? Meno, diciamo così. Nel creare la comunicazione, diciamo così, la creazione, la comunicazione non fa parte del CRM. Il CRM aiuta nel diffondere una comunicazione che è stata creata. Cioè, se io faccio un sito, un volantino, qualcosa, questo è fuori, no? È più la parte di advertising, forse. Mentre il CRM entra in gioco quando comincio a dire: va bene, io ho questa informazione, come faccio a farlo arrivare a tutte le persone tra i 40 e i 50 anni di quella zona, di quell'area geografica, e che abbiano almeno una bicicletta? Allora lì entra, questo è il primo lavoro del CRM, rendere accessibile al insieme di clienti potenziali l'informazione sui prodotti e sui servizi. La possibilità di personalizzare il più possibile le offerte in modo automatico. Nello spostarsi verso un marketing più ampio, quindi sulla crescita della base degli utenti, non solamente numerica ma anche geografica, quindi chiamiamo internazionalizzazione se vogliamo, è sempre più difficile fare il prezzo individuale. Cioè il macellaio magari dice: sì, ma questo qua di carne è un po' brutto, un po' storto, tagliato male, e ti faccio il 10% di sconto. Ma questo sul one-to-one lo possiamo fare. Sui menu, vabbè, anche lì, cioè, c'hai i venditori che hanno i grossi clienti, allora si va a trattare su base individuale. Quando però invece ti rivolgi alla massa dei consumatori, che purtroppo resisto a dire questa frase perché non mi piace parlare alla massa dei consumatori, ma purtroppo si chiama così, è impossibile fare un prezzo individuale, a meno che tu non abbia dei meccanismi automatizzati o semi automatizzati per in qualche modo segmentare i tuoi clienti e fare delle offerte personalizzate in modo automatico in funzione delle caratteristiche dei clienti. Quindi non saranno mai personalizzate sul singolo, ma sono personalizzate su un gruppo di utenti che hanno certe caratteristiche. No, quelli che rispondono in un certo periodo di tempo, quelli che hanno ritirato il volantino, lo sconto eccetera nella tal catena di negozi, quelli che avevano già un prodotto della concorrenza, quelli che li vai a segmentare, e per questi quelli che sono già tuoi clienti da meno di 10 anni o da più di 10 anni, insomma tutte queste cose qua che vediamo in giro, servono per differenziare l'offerta sulla base del tipologia dei clienti per migliorare possibilmente l'impatto che hanno su questi tipi di clienti. Questo dobbiamo cercare, se noi pensiamo che magari ragioniamo in termini di 10.000 clienti potenziali,
dobbiamo in qualche modo avere un sistema che lo gestisca in modo più o meno automatico, che quando quel cliente entra e dice va bene, lo voglio comprare, gli venga fatto il prezzo per lui. E poi c'è tutto il processo dalla prevendita alla post vendita, che deve essere gestito in un sistema unificato. Se tu vieni a chiedere informazioni sul mio prodotto, per me è fondamentale sapere se hai già comprato da me altri prodotti, perché vuol dire che sei un potenziale cliente che ritorna, rispetto invece a un cliente nuovo. Allora, il pre-vendita e il post-vendita, che spesso nelle aziende sono concepiti in modo completamente separato, cioè da un lato c'è il marketing che cerca di attrarre clienti, poi una volta che questi clienti sono entrati, il marketing se ne disinteressa in un certo senso, e passa al supporto, al personale che fa il supporto ai prodotti, perché quello ormai è già un cliente, ha comprato un servizio, ha comprato un prodotto, ma sono due insiemi disgiunti. Il CRM ci dice, no, guarda che devi tenerle insieme queste cose, perché il cliente è sempre lo stesso e l'acquisirlo e mantenerlo sono due facce della stessa medaglia. E quindi devi integrare il pre e il post vendita, che appunto a livello organizzativo sono proprio gruppi e competenze diverse, però il sistema CRM è quello strumento che ti permette di mantenerli insieme. Vale anche il contrario, se io ho dei clienti esistenti, post sale, posso a questi fare delle offerte per nuovi prodotti, nuovi servizi, magari agevolate, magari personalizzate, e quindi riportarli in uno stato di pre-sale. Devo seguire la persona sul suo ciclo di vita. Allora, e poi c'è tutta la parte di raccolta di suggerimenti, commenti, lamentele, eccetera. Soprattutto lamentele che non suggerimenti, tipicamente le persone parlano quando hanno qualcosa di cui lamentarsi. E questo raccogliere al giorno d'oggi diventa più complicato, perché magari io non vado a scrivere al supporto tecnico per dire fate schifo, ma lo scrivo su Facebook magari, no? O in tavolo delle discussioni in cui parlo bene o male di un prodotto. Allora, se l'azienda non sa come i propri utenti parlano dei propri prodotti, la naviga alla cieca, no? Sicuramente il macellaio fa amicizia con le pettegole del paese o del quartiere per sapere cosa dicono gli altri, se è furbo, no? E qui dobbiamo fare la stessa cosa, solo che le pettegole sono su scala globale questa volta. E il CRM ci deve aiutare anche a questo. Quindi sono tutte queste dinamiche, no, che il prodotto CRM ci può aiutare, ci può coprire, quindi rispetto all'IRP che gestisce la produzione, quindi fare in modo che i prodotti ci siano, CRM fare in modo che i prodotti arrivino, arrivino anche al mercato. Il fatto che l'idea del CRM copra diverse fasi e diverse funzioni aziendali è quello che ci dice, senza un tool, senza uno strumento informatico, in realtà non lo fa il CRM. Fatto a mano non esiste. Mentre la produzione potrebbe avere o non avere, no, un sistema di supporto informatico, il CRM se lo vuoi fare necessariamente ti serve. Anche solo gestire migliaia di indirizzi, tra l'altro tenete presente che gli indirizzi delle persone sono uno dei tipi di dati più sporchi che esistano. Più incerti che esistono. Voi raccogliete indirizzi da 2, 3, 4 basi di dati diverse, andate a comprarli da quelle che vendono i contratti elettrici, del gas, dai comuni, all'anagrafe, eccetera, la stessa persona avrà probabilmente 8 indirizzi scritti in modo diverso, riferiscono dal maiuscolo e minuscolo, gli spazi, le virgole, il numero civico, l'interno, eccetera, eccetera, e a mano questo qua non lo gestisci. E quindi il CRM si basa sul nucleo di informazioni il più possibile univoco. I dati su un prodotto sono univoci. Il CRM sa quali sono i prodotti, il CRM sa quali sono gli utenti. No? È l'aspetto centrale. Dopodiché queste informazioni sui prodotti e questi insiemi di utenti
possono essere contattati, o possiamo venire contattati da essi, dipende dal momento in cui siamo, attraverso diversi canali. Attraverso il web, le mailing list, il cartaceo, posso anche inviare una lettera di carta, non importa, il mio sistema informativo non necessariamente deve solamente lavorare sul digitale. Però l'importante è avere, no, la centralità dell'utente e le informazioni che non dipendono dal canale. Questo non sempre è possibile, cioè non sempre è possibile correlare che un indirizzo di mail di una persona corrisponde a quella persona fisica che abita in quell'indirizzo stradale. A volte abbiamo queste informazioni, a volte invece no. Però lo sforzo del CRM è di mettere insieme tutte le informazioni che conosce per riuscire effettivamente a costruire le informazioni intorno alla persona e quindi poi correlare i prodotti a questa. Ci sono dei livelli di complessità, qui sono chiamati 1, 2, 3, ma solo per fare degli esempi diversi, no? In termini di complessità del processo che viene gestito dal CRM, no? Dipende dalla tipologia. Qui ci sono, nella slide ci sono alcuni esempi. Un esempio tutto sommato semplice, a livello di complessità più semplice, è questo, le prenotazioni. Comprare biglietti per qualcos'altro. Possono essere biglietti per il cinema, possono essere biglietti per un volo aereo, biglietto per un treno, cose di questo genere. Cioè prenoto un posto in un evento, in un luogo, in un servizio. In questo caso la catena del servizio è molto semplice, c'è un punto solo in cui devo intervenire che è la vendita del biglietto. Il problema è quello di far conoscere, fare il prezzo giusto, eventualmente fare le offerte giuste. Ma poi alla fine il tutto si conclude avendo venduto quel biglietto, quel servizio, quella prenotazione. Sì, magari posso gestire i rimborsi, le modifiche, i cambiamenti, ma di fatto è abbastanza tutto concluso lì. Quindi il problema principale sarà quello della diffusione, della promozione e poi quello, diciamo così, dell'e-commerce, del commercio elettronico che permette di eseguire la vendita vera e propria. Però il servizio di per sé non ha ramificazioni, è un passo solo. No? Quando invece vendiamo dei prodotti più complessi, ad esempio prodotti fisici, la catena di servizio è un pochino più complessa. Cioè, la catena dei passi sulla base del quale si fonda il servizio che stiamo vendendo. Ad esempio, cioè, se prendiamo come esempio Amazon come il prototipo del sito di commercio elettronico, oltre alla vendita ha anche il problema della consegna. Che è quello su cui ha costruito il suo successo. C'è una catena di distribuzione capillare veloce e tutto sommato economica. È quello che ha fatto crescere la scala, no? Il fatto che Amazon possa vendere su scala globale non è perché il sito è accessibile da qualunque luogo del mondo, ma perché la spedizione è possibile in qualunque luogo del mondo, no? Se noi dovessimo fare concorrenza, aprissimo domani un sistema di e-commerce magari che ha anche i prodotti migliori o i prezzi migliori, a parte che bisogna trovare un prodotto che loro non abbiano, che non è facile, poi la spedizione ci costa di più. Vai su un corriere, vai a vedere i prezzi dei corrieri per spedire un oggetto di un chilo e ti accorgi che sei fuori mercato automaticamente. Quindi in questo caso la catena di consegna è posseduta dallo stesso ente, quindi fa parte di un unico servizio. La catena di valore non si conclude in questo caso, nel caso di Amazon, con la vendita online, ma si conclude con la consegna a casa. E poi ci sono dei casi peggiori, più complessi, no? Se voi invece comprate, per dire, un PC da Dell, che ha inventato un nuovo modo, avete presente Dell come produttore di personal computer, come funziona? Voi andate sul loro sito, loro non hanno negozi fisici, non hanno distributori, puoi comprare solamente online,
Quando tu scegli di comprare un computer, scegli la configurazione, quindi dici l'hard disk quale metto, il processore quale metto, quanta memoria, quanti accessori, eccetera, eccetera, quindi te lo configuri online e loro ti consegnano il modello esattamente come l'hai richiesto. Quindi a differenza di Amazon, che ti vende un prodotto che ha magazzino o comunque che ti fa spedire da uno dei magazzini, ma non interviene sul prodotto, nel caso di Dell invece c'è una fase di produzione vera e propria, non è solamente la vendita e la consegna, ma per consegnarlo prima devo produrlo, e che significa comunque acquisire dei componenti, assemblarli e testarli. E poi c'è la consegna rapida, quindi è un modello più complesso. Sono abbastanza usati in ambito aziendale, proprio perché puoi gestire le tue configurazioni, hanno un buon supporto post vendita, hanno un'ottima garanzia, anche se i prezzi non sono chiaramente quelli della grande distribuzione, non sono quelli, però sono prodotti più professionali, no? hanno creato una loro nicchia di mercato. Un altro esempio più complesso ancora sono ad esempio un'azienda che faccia assistenza clienti, un customer care, che poi in realtà è quella che sfrutta maggiormente i CRM, no? È quella per quale poi il tipo di processo di business per cui il CRM è nato. Pensiamo al post vendita, ad esempio, no? Il cosiddetto inbound. Quando si parla di servizi telefonici o centri di assistenza telefonici si distingue sempre tra l'inbound e l'outbound. L'inbound sono la gestione delle chiamate che arrivano. Quindi le chiamate che arrivano sono per l'1% informazioni su nuovi prodotti. L'utente: ah, ma io vorrei comprare quello, vorrei capire meglio. Per il 90% sono invece supporto di utenti che hanno già comprato, hanno dei problemi di garanzia di un funzionamento, di mancata spedizione, eccetera, eccetera. Quindi supporto tendenzialmente post vendita. Invece la parte outbound, in uscita, sono invece le chiamate che il centro fa verso l'esterno, che sono in larga parte verso potenziali nuovi clienti, in piccola parte verso clienti esistenti, che so, per fare sondaggi di soddisfazione, così di questo genere, no? Cioè, molte volte adesso si usa abbastanza, voi portate la macchina dal concessionario a fare tagliando, poi vi arriva la telefonata 2 o 3 giorni dopo che vi chiedono se siete stati soddisfatti, no, è già stato bene, ho risolto i problemi, eccetera, eccetera. Quando tante volte fate una chiamata inbound, che ne so, un operatore telefonico per cambiare il piano o qualcosa, quindi inbound chiedi un servizio perché sei un cliente, qualche giorno dopo spesso arriva o via sms, una chiamata, insomma, l'outbound loro, in cui ti chiedono di dare un giudizio sul lavoro che ha fatto quel poveretto sottopagato. Quindi sono due chiaramente mestieri molto diversi che il CRM deve vedere gestire entrambi. Se pensiamo all'after sale, noi abbiamo l'utente che non sembra particolarmente, diciamo così, tranquillo e chiama, e qui hai un servizio che cerca di capire cosa vuole l'utente, questa cerca di essere gentile, nonostante pensi le peggio cose dell'utente che ha chiamato, ma in qualche modo non risolve direttamente, nella maggior parte dei casi non risolve direttamente il problema. Perché una volta identificato il tipo di problema, spesso deve chiamare un intervento di qualcuno che sul livello operativo, sul livello tecnico, possa risolvere il problema. Cioè, se è un problema semplice, magari sì, semplice che si può risolvere a livello amministrativo, a livello, diciamo così, direttamente di procedura gestita dal sistema. Se invece richiede qualche intervento esterno, chiaramente bisogna coordinare, bisogna ordinare, in certo senso prenotare un intervento esterno. Allora vedete che questo processo è molto più complicato, è fatto di molti passi, e non necessariamente questi passi si concludono al primo colpo, al primo giro, perché aprire un intervento significa dire ok, ha una, quasi sempre la società esterna, e vai a fare quell'intervento là, poi fammi sapere com'è andata. Perché io, il cosiddetto incidente, no, tante volte si chiama incidente, cioè quando, o issue,
quando l'utente segnala un malfunzionamento viene aperto un incidente, questo incidente avrà tutta una sua evoluzione. Ah, quindi che si ricorda l'utente quando ha chiamato, che cosa ha detto, qual è il suo prodotto, qual è la storia del cliente, qual è la storia del prodotto, qual è il servizio, quali sono gli interventi che sono stati comandati, quali sono stati gli esiti di questi interventi, quante volte il cliente ha richiamato eventualmente, oppure quali informazioni sono state mandate, tutte le mail che sono state scambiate. Di fatto c'è tutta una cartellina, no? Un faldone legato a quel singolo incidente. Ma ovviamente non c'è una persona che si occupa di quello, quella persona in quella giornata se ne occuperà di 50 incidenti diversi. E quindi sono processi che vanno avanti abbastanza in modo articolato, che devono essere sempre gestiti. Solo quando il problema sarà risolto e l'utente sarà stato informato, possiamo dire che il servizio è concluso. Quindi non stiamo vendendo un prodotto, stiamo vendendo un servizio. Ovviamente c'è poi tutta la parte di gestione, no, sopra, che deve, diciamo così, accertarsi che questi due signori si parlino tra di loro, abbiano le risorse sufficienti per intervenire, per risolvere i problemi nei tempi dovuti, gli utenti siano soddisfatti sia della, diciamo così, della risposta degli operatori sia della risoluzione dei problemi. No? Quindi è un processo più complesso da gestire. CRM dovrebbe star dietro a processi anche di queste complessità. Se andiamo a vedere dal punto di vista delle funzionalità, quindi cominciamo a entrare un pochino dentro, qual è stata l'evoluzione? Beh, si è partito dai primi strumenti, qui siamo 30 anni fa, dai primi strumenti che prendevano questo nome, che effettivamente sa di vecchio, pronunciato oggi, di Salesforce Automation. Alcuni prodotti oggi si vendono ancora con questa etichetta, ma si presentano ancora con questa etichetta. Cioè, dare degli strumenti in mano alla forza vendite, ai venditori. Quindi tutto il modello si basava ancora sul, o perlomeno questi strumenti sono pensati, sono basati su un modello in cui c'è il venditore che va a concludere dei contratti, quindi non stiamo pensando a servizi o prodotti di massa direttamente, ma ancora la business to business. E però questo venditore aveva degli strumenti di ausilio, essenzialmente la possibilità di fare preventivazioni, vedere disponibilità di prodotti, non si parlava ancora di tempo reale allora, non c'era ancora il mobile col 3G, no? Però se va bene aggiornate al giorno prima, ecco, arrivava in qualche modo, si scaricava gli aggiornamenti o passava dall'ufficio, vabbè, questa era la tecnologia che c'era all'epoca. Però avete degli strumenti già integrati col sistema informativo attraverso il quale il venditore avesse più informazioni e qualche servizio in più, tipo appunto la preventivazione, da offrire ai suoi clienti quando era in giro per le autostrade, e nello stesso tempo l'informazione di ciò che il venditore riusciva a ottenere in termini di quali contatti, qual è stata la risposta, positiva, negativa, se era necessario la persona di contattarla dopo, oppure ti aveva chiesto per favore di non essere più ricontattato, oppure magari era interessato a un prodotto per cui è meglio magari fargli avere delle informazioni più approfondite su quel prodotto, oppure magari addirittura avevi concluso una vendita. E queste informazioni che tipicamente ogni venditore ha per i propri clienti, con questi strumenti venivano incorporate nell'azienda. Quindi l'azienda sapeva già e quindi poteva evitare malfunzionamenti, evitare di dimenticarsi di certe cose, oppure comunque accelerare l'elaborazione dell'informazione dell'ordine. Quindi sono questi, e si è nato da lì, no? Perché era dove era più facile arrivare, perché tu avevi una catena di venditori che erano persone fisiche che potevi dotare di certi strumenti, e dovevi dargli l'apporto, dovevi avere il software opportuno sopra, specifico, fatto da te. Dopodiché si è cominciato no, a coinvolgere anche gli utenti finali, cioè permettere o incentivare in un certo senso la fornitura di servizi direttamente agli utenti finali, in modalità diciamo più self-service,
Per cui l'utente è molto di questo, è di tipo telefonico, sono servizi di tipo telefonico, i numeri verdi, i call center, sono cose che sono nate in questi anni. In certo senso, quando c'è stato il cambiamento, l'evoluzione della rete telefonica a quella che all'epoca si chiamava la rete intelligente, e quindi lo switching della rete, non di casa vostra, ma degli apparati di rete, non era più elettromeccanico, ma è diventato elettronico. Non è ancora digitale. Però questa rete intelligente permetteva di fare una cosa, di fare in modo che il numero che tu digitavi potesse essere rediretto in luoghi diversi, a operatori diversi, in funzione di regole che erano definite. No? Mentre una volta la rete telefonica è nata dicendo ogni numero che tu piloti corrisponde a uno specifico filo di uscita, 011, c'era una levetta che andava sullo 0, un'altra sull'1, un'altra sull'1 e creava un collegamento verso una determinata uscita. No? Mentre voi adesso, che ne so, quando fate il 113, risponde il posto di polizia più vicino a voi o che copre questa zona. Addirittura a seconda delle fasce orarie risponde uno oppure l'altro, perché ci sono alcuni che fanno le 24 ore e altri no. E questo lo sa la rete telefonica, la chiamata viene introdotta in questo modo. Allora, questo ha permesso alle aziende di creare dei servizi basati su dei numeri telefonici, dei servizi telefonici accessibili all'utente, ma che potevano essere reintrodati e ridiretti facilmente. Servizi di informazione, servizi di prenotazione, cioè tutte le cose che si potevano fare in questo modo via telefono. Via telefono dal punto di vista dell'utente. Dal punto di vista dell'azienda significava che io avevo un sistema informativo che si integrava col sistema telefonico. Per cui, e ancora oggi è così, quando voi fate, anzi di più, quando voi fate una chiamata a uno di questi servizi, prima ancora di rispondere, l'operatore ha già sullo schermo tutta una serie di informazioni su di voi. Se siete cliente, da dove chiamate, sulla base del numero del chiamante e delle informazioni che loro hanno in archivio, la vostra storia come cliente, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista del sistema informativo si usava questo nuovo canale, le potenzialità di questo nuovo canale per poter arrivare non ai venditori ma direttamente agli utenti finali. E quindi questo aiutava anche nell'after sales, quindi sistema di supporto, una volta cosa dovevi fare? Dovevi chiamare il tecnico e poi il tecnico veniva. Mentre adesso si è cercato sempre di più di fornire una prima assistenza direttamente telefonica. Poi solo in caso di vera necessità, eccetera, eccetera, e in funzione del tipo di contratto, allora era necessaria una uscita del tecnico, eventualmente, anzi quasi sempre a pagamento, aggiuntivi. No? E quindi questo concetto di help desk telefonico è nato, e diciamo, ancora oggi ce l'abbiamo, che poi, come sapete, si mescola molto con la promozione di nuovi prodotti. Cioè voi provate a fare il numero telefonico di operatore, che so, Team, Vodafone, quello che volete, prima di arrivare al menu in cui potete scegliere ciò che volete, vi dovete sorbire la musichetta, la promozione del momento, eccetera, eccetera. Quindi alla fine il pre e il post si sono ovviamente fusi. Il passo successivo ovviamente è stato quello del web, non tanto per ragioni tecnologiche, perché le tecnologie che c'eravamo nel 95 erano le stesse che c'eravamo nel 90, ma quanto per la diffusione in termini di capillarità presso gli utenti finali. Cioè Amazon non aveva senso di esistere, ovviamente, se gli utenti non avessero avuto internet a casa. Nel 95 in Italia non ce l'aveva nessuno, quasi nessuno, c'erano connessioni via modem lente, ma ovviamente, ad esempio negli Stati Uniti, erano già molto più avanti. E quindi alcuni processi venivano gestiti non più telefonicamente. Pensate, prima di internet qualcosa c'è ancora, avete presente i cataloghi, la vendita per corrispondenza, vendita diretta, cose di questo genere, tutti questi meccanismi di vendita precedenti all'e-commerce che si basavano su un catalogo e o su un invio di una scheda o anche solo su un ordine telefonico di un prodotto, tu gli dettavi i codici.
Il web chiaramente ha rivoluzionato questa cosa, anche se in alcune nicchie si va ancora avanti in questo modo, essenzialmente. E poi è diventato molto più facile fornire informazioni. Cioè, mentre prima fornire informazioni costava, perché se io distribuisco, che ne so, via posta una brochure di 50 pagine, la carta costa e i francobolli anche, mettere invece su web un documento di 50 pagine, ma anche 500, non costa niente. E la disponibilità di informazioni rende anche più facile agli utenti poter trovare i prodotti, questo poi, questi anche erano gli anni in cui cominciavano a nascere i grossi motori di ricerca e gli utenti cominciavano a capire come utilizzarli. Quindi si è un pochino spostato l'attenzione dal dire, si è disaccoppiato un pochino il momento in cui fornisco informazione dal momento in cui cerco di proporre un prodotto, perché l'informazione è disponibile a prescindere. Poi ovviamente dall'informazione cercherò di portare al prodotto, no? Però mentre prima erano diciamo, contestuale, ti arrivava a casa il catalogo perché su quello dovevi ordinare, invece il catalogo è lì disponibile, no? Poi magari ti arriva la promozione per andare a ordinare da quel sito, da quel catalogo, ma c'era già lì comunque, quindi la produzione e la diffusione dell'informazione si è disaccoppiata rispetto alla promozione delle vendite. Vabbè, poi per arrivare diciamo così, al millennio nostro in cui hanno cominciato a integrarsi questi canali, e lo vediamo ancora adesso in un certo senso nell'architettura di questi strumenti, in cui c'è tutto il canale supporto alla forza vendite, c'è tutto il canale supporto al call center diciamo, o gli help desk, e c'è tutto il canale supporto alla vendita online, c'è tutte le funzionalità legate all'interazione online. Quindi quando si è cominciato a parlare di CRM, di fatto si è parlato di integrare queste varie funzionalità, che appunto sono molto diverse, coinvolgono persone diverse, ma alla fine sono tutte centrate sull'utente, perché l'obiettivo finale è quello che abbiamo messo nella prima slide, prendere una persona e farla diventare un cliente, e poi una volta che è cliente farla diventare cliente fedele, ricorrente. E quindi quali sono i requisiti di un sistema di CRM? Dipende ovviamente dal segmento aziendale in cui lavoriamo, no? Quindi ragioniamo in un'ottica integrata, ma comunque la complessità dei requisiti di un sistema di CRM dipendono sicuramente dal numero di clienti. Un'azienda che abbia 100 milioni di clienti ha esigenze diverse rispetto a un'azienda che abbia 1000 clienti. Così come cambiano le esigenze in funzione della frequenza di contatto, cioè sono tipologie di prodotti per cui l'utente lo compra e non ci pensa più, diciamo, fino all'anno prossimo. Pensate alle assicurazioni. Un'agenzia di assicurazioni ha un numero elevatissimo di clienti, tutti noi abbiamo un'assicurazione, se abbiamo una bicicletta, da una bicicletta in su abbiamo un'assicurazione, quindi stiamo parlando di centinaia di milioni di prodotti venduti, sono 60 milioni di persone in Italia, l'assicurazione sui mezzi, sulla casa, sulla salute, eccetera, eccetera, sono numeri grossi, ma quante volte contattate la società di assicurazione? Sicuramente una volta all'anno, anzi sono loro che vi dicono: senti, vieni ciccio che è ora di staccare un assegno, è una volta all'anno, e poi se succede qualcosa facciamo i dovuti scongiuri, e quindi va tanto bene se li sentiamo solamente una volta all'anno. Quindi grandissime basi di utenti, bassissima frequenza di contatto. Mentre invece, se pensiamo a una banca che ha grosso modo lo stesso numero di utenti, la banca la usiamo quasi tutti i giorni, quasi ogni giorno. Poi non c'è sempre il contatto con un umano, ma il servizio sì. Cioè, fai bonifico, prelevi un bancomat, ti arriva lo stipendio ringraziando, eccetera, eccetera.
sono tutte operazioni con cui tu ti interfacci, no? Il cliente si interfaccia comunque in contatto in qualche modo l'azienda. Quindi c'è questa prima matrice che ci fa capire che le esigenze sono molto diverse. Io ho dei volumi, diciamo così, il carico di lavoro del sistema CRM dipende dal numero di operazioni che fa. Questo numero di operazioni è un po' il prodotto tra il numero di clienti e la frequenza con cui ciascun cliente ci contatta. Pensate anche solo alla differenza tra banca e assicurazione, pur essendo dello stesso settore finanziario. L'assicurazione hanno le agenzie dove c'è dentro una persona o due, e invece le banche hanno le filiali dove dentro c'è un elenco di una serie di sportelli e c'è sempre la coda, no? Proprio perché, pur avendo lo stesso numero di clienti, la frequenza, no, di contatto è molto diversa, e quindi il tipo di CRM che devo costruire, lì c'è anche un aspetto fisico del CRM, ovviamente lo sportello sarà molto diverso. Mentre invece se compro un tavolo, il tavolo da cucina, se va bene, ce n'è uno, di tavoli da cucina ce n'è uno per famiglia, e quindi siamo un fattore 10-50 minore rispetto al numero di conti correnti e di assicurazioni, e se va bene, quindi il numero di clienti molto minore, ma anche frequenza di contatto molto minore. Cioè, se va bene, per i prossimi 15 anni non lo cambio. Se dopo la prima settimana trovo dei difetti, allora in garanzia torno, ma poi se va bene così non ci vediamo più. No? Però non è detto che chi fa mobili non debba avere, no, un sistema di contatto con i clienti, anzi, il prevendita è molto importante perché la concorrenza lì è abbastanza forte. Quindi ovviamente, allora, queste sono le, quello che abbiamo detto, l'intensità, no, dei requisiti dipende da questi fattori. E quindi poi in funzione, no, del tipo di frequenza di contatto devo avere a disposizione questi strumenti, almeno queste grosse categorie di strumenti. Dicevo all'inizio ci sono tre macro aree più una. Le tre macro aree sono la logistica commerciale, quindi marketing, distribuzione, l'interazione, quindi call center, e il supporto. Il quarto elemento, che sono, cioè, i figli di questi tre filoni che arrivano dal passato. Il quarto elemento è questo di analytics, che solo grazie all'integrazione dei precedenti ha senso. Cioè, analytics significa andare a analizzare i flussi di dati, i flussi di informazione, per riuscire a capire meglio cosa stanno facendo, cosa stanno pensando gli utenti, quali prodotti funzionano meglio di altri e qual è in ultima analisi il margine di profitto che c'è, no? Questi sono essenzialmente gli strumenti che qualunque fornitore di CRM vi deve fornire. Queste sono le aree che devono assolutamente coprire. Questa parte di logistica commerciale è in qualche modo sovrapposta o in parte sovrapponibile con ciò che vi può dare un ERP. Ricordate che la volta scorsa, quando abbiamo parlato di ERP, il confine di ERP da un lato pestano i piedi all'SCM, no, supply chain management, e dall'altro pestano i piedi al CRM. No, perché dove finisce produzione, dove comincia invece vendita, no, tante volte no, si sovrappone un attimo. Allora, entrando, no, questa, scusate, è duplicata rispetto all'ora precedente. Quindi anche i CRM hanno tendenzialmente una struttura di tipo modulare, dove non tutti i moduli debbono essere sempre presenti, anche se quasi sempre lo sono in questo caso, ma soprattutto non tutti i moduli verranno usati con la stessa importanza dai diversi tipi di aziende. Qui vengono separati nettamente dei moduli cosiddetti di front-end da parte invece di back-end. I moduli di front-end sono per il CRM ciò che era il livello operativo per gli ERP. Il livello operativo, diciamo, è quello che gestisce il day-to-day, gestisce le singole transazioni, le singole operazioni. Allora, il front-end fa questo,
gestisce le singole interazioni con i clienti potenziali o i clienti attuali, quindi pre o post service. Quindi è la parte del sistema informativo che supporta i venditori, la parte del sistema informativo che supporta il call center, la parte del sistema informativo che supporta i siti di e-commerce o le altre, diciamo, gli altri canali che abbiamo, diciamo, aperti su internet. L'operativo. Ma dietro l'operativo c'è come minimo una fase di pianificazione e una fase di valutazione. La fase di pianificazione prende il nome spesso di campagna. Cioè, chi fa marketing definisce delle azioni di marketing, chiamate campagne, che tipicamente hanno dei loro obiettivi, hanno dei budget, hanno dei tempi, hanno degli obiettivi attesi, e queste campagne, che ne so, una campagna di promozione via mail, una campagna di sconti in quel periodo natalizio, eccetera, eccetera. Quindi nel definire la campagna definiamo certi criteri, il gruppo di utenti, le modalità con cui lo contatto, il tipo di offerta che gli faccio, il tipo di prodotti su cui è attiva, eccetera, eccetera. Questa è una fase di pianificazione, decido cosa fare in termini di promozione. E quindi attivo, in gergo si dice attivo, uno o più campagne. L'erogazione e la gestione di queste campagne ovviamente le fa il front-end. Per cui io qua definisco le campagne, se è una campagna via mail, magari questo oggetto qua è in grado di mandare le mail da solo, se è una campagna via posta, per dire, è in grado di esportare l'elenco degli indirizzi a cui qualcuno dovrà spedire le lettere, poi si spera che il ritorno della campagna, come ritorno, le persone contattino di più, oppure i venditori abbiano, diciamo così, migliore facilità di vendere prodotti, oppure le persone contattino con Center o acquistino i prodotti da internet in modo maggiore. Ovviamente se questo succede io mi devo accorgere che l'incremento nelle vendite o nelle vendite di quel prodotto specifico è dovuto alla campagna che ho lanciato. Perché una campagna mi costa soldi, mi costa investimenti, quindi devo capire se il ritorno che ho da questo investimento, almeno sul breve termine, poi sul lungo è più difficile da stimare perché si va più sul ritorno d'immagine, cose del genere, ma almeno sul ritorno sul breve c'è o non c'è. Allora se io avessi una campagna solo attiva per volta è più facile perché ho quanto ho venduto il mese scorso, quanto ho venduto questo mese, ho venduto di più, ma allora quello è il ritorno diretto della mia pubblicità che ho fatto, della mia campagna. Se invece ho più campagne attive contemporaneamente, come poi sempre succede sulle aziende di certe dimensioni, è più difficile andare a stimare qual è l'effetto, oppure su chi ha avuto effetto maggiore. Ho 10% di vendite in più e mi accorgo che tutte queste sono utenti, che ne so, invento, sono l'80% donne e il 20% uomini, quando in realtà il mio arco clienti grosso modo 50-50. Allora vuol dire che quella campagna ha avuto maggiore effetto sulle donne che non sugli uomini, ma per dire qualunque categoria di segmentazione potete immaginare. Allora come faccio a estrarre queste informazioni? Le estraggo almeno, devo avere almeno due ingredienti per poterlo fare. Uno, avere un motore di analisi, che è quello che, questo che qua viene chiamato Analytics. Ma l'altro, devo poter legare le vendite alle campagne. Quando vi arriva una mail di promozione di un prodotto e voi cliccate per vedere il prodotto, quel click lì si porta dietro il vostro nome. Si porta dietro il vostro nome, si porta dietro l'ID, l'identificatore della campagna che è stata usata per creare quella mail. Per cui quando voi arrivate sul sito internet, il sito internet registra, guarda, c'è un accesso di oggi. Ma questo accesso non è uno che ha scritto il nome su Google e non è uno che ha letto il nome sulla, che ne so, sulla pubblicità cartacea o l'ha sentito alla radio, ma è uno che ha cliccato su quella mail, oppure ha cliccato su quell'annuncio Facebook, oppure ha inserito questo indirizzo che ha sentito per radio, perché magari vi danno già l'indirizzo specifico legato alla singola campagna. Quindi per loro è necessario non solamente valutare i volumi di risposta, ma anche andare a valutare l'efficacia dei vari canali di stimolo, in certo senso, per queste risposte.
E quindi ci sono questi, come dicevo, le operazioni avvengono sul front-end, però dietro devono esserci questi due moduli che sono quelli che poi definiscono quali processi fare e analizzano la loro efficacia. Chiaro che l'analytics potrebbe anche non esistere, però poi vado alla cieca, lancio delle campagne ma non ho modo di misurare l'efficacia. Tra l'altro, se vogliamo, il fatto di poter misurare fino al singolo click, ma addirittura fino alla singola persona, perché se tu clicchi su un link, se ci arriva la stessa mail pubblicitaria a tutti noi, state certi che il link su cui clicchiamo è diverso, non è mai lo stesso. C'è un numerino appiccicato che loro sanno ricondurre all'indirizzo di mail a cui l'hanno spedito, sicuro. Quindi se non volete farvi tracciare in questo modo, anziché cliccare sul link, scrivete a mano l'indirizzo del sito dell'azienda. Poi però magari se arrivate così non trovate lo sconto che avreste trovato se aveste cliccato sul loro link. Questo chiaramente. Dicevo, per inciso, il fatto che esistono queste tecnologie è ciò che ha fatto negli anni sempre più crollare il valore del mercato pubblicitario su internet. Molte aziende che si basavano sulla vendita, cioè offrire servizi gratuiti vendendo pubblicità sui siti, che era un modello di business dei primi anni di internet, dei primi servizi di internet, adesso non esiste quasi più, perché o hai veramente milioni di utenti, allora, diciamo così, forse gli introiti pubblicitari ti possono fare qualche cosa, ma altrimenti ti servono per pagare il caffè a fine mese. Il costo di un'inserzione, come si dice, un impression, cioè mostrare un annuncio pubblicitario su una pagina internet, è forse 10.000 volte inferiore rispetto al costo di mostrare lo stesso annuncio su un giornale cartaceo. Perché? Perché sia più efficace la carta di internet? No. Sono entrambi non efficaci in ugual modo, no? La differenza è che se io vado a una società pubblicitaria e voglio comprare un annuncio, loro dicono: guarda, noi abbiamo queste testate giornalistiche, queste riviste, eccetera, e tu paghi in proporzione alla tiratura. Cioè, quante copie loro non vendono, stampano. Poi non è detto che le vendano, ok? Ma solo ne stampano 10.000, tu paghi di più che pubblicarlo su un giornale di tiratura più limitata che stampa solamente 5.000 copie. Il fatto che poi quell'annuncio venga letto da qualcuno, a loro non interessa. Questo è il mercato pubblicitario della carta. Su internet invece funziona al contrario, tu sai esattamente quante persone hanno visto quel tuo annuncio e hai anche un minimo di demografia su dove sono, magari fasce di età, eccetera, in quale sito l'hanno visto, quindi cosa stavano facendo quando hanno visto, e se ci hanno cliccato sopra oppure no. Allora, i primi che hanno provato a trasportare su internet il meccanismo di promozione basato sulla tiratura, cioè il mio sito ha 10 milioni di visualizzazioni, l'home page, e quindi usiamo questo numero per fare il prezzo dell'annuncio che tu ci metterai sopra. E inizialmente si è partiti così, con prezzi allineati rispetto alla carta. Dopodiché gli inserzionisti hanno cominciato a capire, ma sì, ma è vero, l'hanno visto in tanti, ma poi nessuno ci ha cliccato sopra. E allora si è passati da un modello di pay per view, cioè mi paghi ogni volta che il tuo annuncio viene visualizzato, a un pay per click. Mi paghi ogni volta che un utente clicca effettivamente sull'annuncio. No? In realtà adesso si sta andando ancora più avanti del tipo ti pago solamente se poi l'utente compra qualcosa. No? Pay per conversion. E quindi, no? Il fatto che tu possa misurare analiticamente l'effetto di una tua campagna promozionale cambia radicalmente anche il modello di business che sta dietro al mercato dell'advertising, no? Creando e distruggendo opportunità. Chi è riuscito a far risalire questo mercato è Google, partendo da un'idea molto semplice. Gli annunci pubblicitari debbono essere coerenti come contenuto
e poco invasivi. Cioè, allora sono partiti con annunci pubblicitari, solo testo, niente immagini, niente cose colorate, niente cose lampeggianti, solo testo e il contenuto dell'annuncio il più possibile attinente al contenuto della pagina nel quale veniva mostrato. Che è un tipo di segmentazione iperfine. Cioè, se tu devi pubblicizzare la Nutella, e allora decidi, ma lo facciamo su una rivista per bambini magari. Oppure, sai, le riviste e i giornali hanno un loro target di riferimento, hanno una demografia di riferimento di persone che lo leggono, però, sai, puoi fare abbastanza nel mucchio. Mentre invece lì puoi dire, va bene, questo prodotto lo faccio comparire in pagine in cui ci sia la parola cioccolato, la parola ci sia la parola dolce, ci sia la parola Nutella stessa, ci sia la parola merenda, ci sia la parola eccetera. Definisco quali sono i termini che attivano la visualizzazione di quell'annuncio. Quindi viene mostrato solamente su pagine navigate da utenti che hanno quell'interesse di specifico. E quindi la probabilità che quell'annuncio sia rilevante per loro, sia pertinente, è molto più alta che se non sparando nel mucchio in modo più ampio. Quindi si è lavorato molto, di nuovo, su questo processo qua, analizzare bene dove andare a presentare una certa informazione. Vabbè, questo è, se vogliamo, sono gli aspetti più visibili del marketing su larga scala, di fatto la parte visibile dell'advertising. Vabbè, questo è un esempio della, se vogliamo, un modello concettuale iper semplificato, no? Su cui si basano le funzioni principali dei CRM. No? Qui si parla di prodotti, si parla di utenti, clienti, si parla di contatti con i clienti, un contatto può essere un contatto outbound, cioè io ho contattato Tizio, oppure inbound Tizio mi ha contattato, qui parla di clienti privati o clienti enterprise, eventualmente contatto immediato da un agente in alcuni casi. Ma questa è la versione solamente più semplice. Allora andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i principali moduli di CRM e che cosa fanno. Modulo forza vendite. Modulo forza vendite deve dare gli strumenti ai venditori per pianificare e controllare, c'è scritto i prospect. Prospect è un termine bruttissimo, è una persona che penso che potrà diventare cliente. Un prospect non è un utente qualsiasi, ma un utente che mi ha già dato qualche indizio del fatto che ci posso lavorare sopra, magari ha qualche possibilità di convertirlo in cliente. Magari ha visitato il sito, magari si è scritto la newsletter, magari ha telefonato per informazioni, magari ha... mi si è già differenziato dalla massa e mi dice, ma io forse, ci penso, comincio a pensarci. Tutto il processo che va da identificazione dei prospect, quindi degli utenti che hanno qualche possibilità di essere interessati, fino alla vendita vera e propria. E il venditore interagisce col cliente proponendo delle offerte ovviamente potendo gestire la storia dell'interazione col cliente. Qui sono riassunti i processi principali, poi in realtà ogni azienda chiaramente i processi li personalizza, li adegua. Ci fa vedere che il cliente può essere acquisito in due modi diversi. O è il cliente stesso che si va avanti, un contatto diretto, oppure da qualche parte abbiamo dei dati di potenziali clienti e li usiamo per contattarli. Se il contatto parte da loro, loro ci conoscono grazie ai nostri canali di informazione e promozione. Se il contatto parte da noi è perché noi da qualche parte abbiamo un archivio di indirizzi, di numeri di telefono, di email che usiamo per contattarli. Allora a questo punto il primo passo è quello di acquisire le informazioni sull'utente. Adesso qui fa vedere l'omino che inserisce i dati dell'utente. A volte li abbiamo già nel database, a volte li dobbiamo raffinare, a volte sono raccolti
in modo automatico incrociando basi dati diverse, ma il concetto è che dobbiamo a questo punto creare un record nei nostri sistemi, nel database del CRM, che agganciato al quale, agganciato a questo record, ci sia tutte le informazioni, tutta la storia legata a quel singolo utente. Poi in alcuni casi, poi dipende dal tipo di business, qui si parla di un business di vendita basato su venditori, se ho un prospect o un venditore che si occuperà di quella persona. E quindi a un certo punto ho l'elenco delle persone che hanno un qualche primo contatto, i venditori che si occupano delle singole persone basate sulla competenza, sul tipo di prodotto, basati sull'area geografica che quel venditore copre, tutti i meccanismi di assegnazione che possiamo immaginare. Perché c'è un'opportunità di vendita, ok? Dopodiché a questo punto c'è il contatto in qualche modo tra il venditore e il cliente, che può avere successo, se ha successo si trasforma in un ordine, se non ha successo si trasforma, rimane un tentativo di contatto. Ma qui mettiamoci dal punto di vista dell'azienda che gestisce la forza vendite, deve continuamente alimentare questi potenziali clienti e smistare tra i venditori e monitorare quali di questi clienti hanno avuto un esito positivo per cercare di acquisire altri clienti dello stesso tipo. Andare a pescare nello stagno in cui ci sono più pesci, dal punto di vista del coordinamento. Dal punto di vista dell'agente ha già dei suggerimenti di nomi, quindi non è lui direttamente che va a cercarseli, anche se potrebbe, ma ha di solito già degli elenchi di nomi o di indirizzi o di aziende da contattare e il suo scopo è quello di andare a trasformare un contatto in una vendita, avendo tutto il supporto e chiaramente il sistema informativo integrato. Dopodiché il resto è più semplice, nel senso che entriamo, l'ordine è stato acquisito e vabbè, poi in qualche modo verrà elaborato, no, qui parla di moduli cartacei spediti, ma non importa. La cosa importante è che io ho le informazioni su qual è l'utente, qual è il venditore, qual è il prodotto che sono collegati a questa vendita e poi il ciclo ricomincia. Perché queste informazioni potranno essere utilizzate per cercare altri clienti simili, per promuovere quel prodotto presso clienti a lui collegati, per promuovere altri prodotti dello stesso cliente, eccetera, eccetera. Per promuovere, che ne so, contatti di manutenzione, pezzi di ricambio, accessori, tutto ciò che vogliamo. No? Da noi, cioè da parte della nostra azienda o da parte delle aziende collegate che possono vendere prodotti che in qualche modo siano in sinergia con quello attuale. E quindi quel database magari parte di quelle informazioni me le vado a rivendere sul mercato alle mie aziende collaboratrici. Tutto questo processo è gestito da quei moduli. Quindi grosso lavoro su gestione di grossi elenchi, smistamento di elenchi e supporto al venditore quando è poi sul campo. Il canale internet, questo modulo in alto a destra, è quello più facile da capire, perché è quello legato al commercio elettronico. Più facile da capire per noi come utenti generali, cioè l'utente vede che cosa c'è, c'è un catalogo di prodotti con delle vendite, con delle offerte e la possibilità di seguire lo stato dell'ordine, l'ordinato è già stato spedito, non è stato spedito, cambio l'indirizzo, posso dare una valutazione del prodotto che ho acquistato, molti siti, ad esempio Amazon lo fa, dopo che avete acquistato qualcosa e ve l'hanno spedito, vi mandano mail incentivandovi a scrivere una recensione o a dare un voto al prodotto e al processo di vendita. Quindi sono i primi passettini dell'after sale, perlomeno il feedback iniziale, ma soprattutto il canale internet ha il grosso vantaggio che tiene traccia di tutto ciò che fate. E tutto ciò che fate andrà poi a analizzare il meccanismo, il motore di analytics. Vabbè, qui Amazon lo conosciamo tutti. Il canale call center, quindi vediamo ancora questo canale prima di fare una pausa, è un po' anomalo rispetto ai sistemi informativi che abbiamo raccontato fino adesso, perché si basa
fortemente sull'integrazione tra sistema informativo e sistema telefonico. Ultimamente si è andati molto avanti, nel senso che ci sono dei canali di contatto che non sono solo telefonici. Cioè molte aziende si possono contattare, vabbè, via mail sicuramente, c'è un modulo sul sito. Tante hanno un account Twitter di assistenza, una pagina Facebook in cui non ti rispondono, ma in cui puoi scrivere le cose, eccetera. Ma il canale principale, quando uno vuole ottenere qualche cosa, proprio è quello telefonico, per un motivo molto semplice, è un canale sincrono. Quindi nel momento in cui ti rispondono, parli con qualcuno, hai le risposte immediate. Poi magari sono risposte che non ti piacciono o che non ti risolvono i problemi. Ma rispetto agli altri canali che sono asincroni, in cui io scrivo, spero che mi rispondano, è più diretto e quindi diciamo tende a essere privilegiato rispetto agli altri. Ma quello questo prevede che gli operatori telefonici che siano dall'altro capo a rispondere abbiano accesso diretto a tutte le informazioni che stanno nel database del CRM. Quindi la possibilità di, immaginate la gestione del menu telefonico. Premi 1 se vuoi fare questo, premi 2 se hai bisogno di quest'altro, cosa serve? Serve a, innanzitutto, selezionare un operatore tra gruppi di operatori diversi in funzione dell'area che ti interessa, e 2 a informare l'operatore di chi sei e di che cosa vuoi. Quindi in qualche modo lui vede una pratica, gestisce una pratica che è già stata in parte inizializzata dall'informazione che gli hai fornito. Tante volte ti chiedono il numero di serie del prodotto, il tuo numero utente, cose di questo genere. Questo chiaramente mette su di te, sull'interazione telefonica, che devi digitare le cose, un carico di lavoro, ma lo semplifica o riduce il tempo di intervento, quindi il carico di lavoro dell'operatore telefonico stesso. Allora, tu telefoni, risponde un computer. Questo computer riconosce il numero di chiamante, ti eroga dei menu, riconosce i tasti che premi sul menu, va avanti e a un certo punto questo computer, o meglio i processi che sono codificati dentro questo computer, questo risponditore automatico, trasferisce la chiamata a un operatore. Primo operatore libero, oppure ti metti in attesa se non c'è un operatore libero in questo momento. Questo è un sistema puramente informatico che, anziché gestire interfaccia web, gestisce un'interfaccia telefonica. Poi a un certo punto la chiamata viene passata a un operatore, all'operatore vengono passate due cose. La chiamata vera e propria, la voce vostra, e tutte le informazioni che nel frattempo il sistema informativo ha raccolto e ci vengono presentate direttamente sullo schermo. Quindi c'è l'integrazione tra il terminale dell'operatore CRM e la centrale di smistamento telefonica. Quindi quali informazioni? Beh, informazioni che può dare questo sistema sono informazioni sui prodotti, che molte volte sono già sul menu vocale. In alcuni casi puoi perfezionare degli acquisti, quindi ordinare delle cose, verificare lo stato di avanzamento dei tuoi acquisti. Sono essenzialmente le stesse informazioni che puoi avere sul canale web, quasi sempre, più quella di supporto post vendita. Questo dà un'idea dell'architettura del sistema, del modulo che gestisce questa parte. Questo sfocato per non far vedere i dati specifici, no? Ma ci fa vedere che noi abbiamo un call center che riceve contatti da vari canali. C'è il canale telefonico, c'è il canale internet, c'è il canale ancora cartaceo o via mail. Tutte queste chiamate su questi canali diversi vengono unificate in una serie di contatti o richieste, poi i vari prodotti li chiamano in modi diversi. Per cui alla fine tu hai una storia di ciò che, per dire, quell'utente ha fatto, indipendentemente dal fatto che oggi ti ha telefonato e domani ti ha scritto una richiesta sul loro sito e dopodomani ti ha mandato una mail. Tutto questo viene, non sono sistemi separati, l'origine è separata, ma poi tutto viene unificato nell'elenco di contatti che hai avuto. È la storia, no? Quindi ogni contatto poi è collegato alle informazioni sul cliente,
e alle informazioni, vabbè qui c'è anche il fax e cose del genere, e alle informazioni su, storiche, no? Su ciò che hai effettuato, eventualmente qui parla di WASP offline, quindi tutte le parti di informazioni esterne che possono essere collegate al tuo servizio. Tipicamente ha poi le informazioni sul contratto che stai stipulando, oppure il tipo di contratto che hai stipulato e cose di questo genere. Questo lo vediamo poi dopo nella demo, diamo un'idea di come funzionano queste cose. Ma l'idea di base è riuscire a gestire in modo unificato canali, no, la multicanalità della comunicazione. Va bene, terminiamo il discorso, no, dopo la solita pausa.